Vincere non è mai facile, ma a tutto bisogna dare il giusto peso. I tre successi di fila sono arrivati contro avversari non proprio irresistibili, ma il Pescara è un fatto, sta sicuramente meglio rispetto a un mese fa. Appare anche più libero dal punto di vista mentale e forse si sta adattando alla categoria. Ora però un nuovo test, questo sì, particolarmente impegnativo, contro una squadra, l'Ancona, rivitalizzata come il Delfino da tre vittorie consecutive. Previsto qualche cambio di formazione, già preannunciato dal tecnico, l'esordio a tre palli del pescarese Alessandro Iacobucci, classe 91, prenderà il posto di Sorrentino. In difesa con Janes e Drudi, assai probabile l'impiego di Ingrosso, che in questo caso sarebbe preferito a Veroli. Dubbio Zappella Cancellotti sulla fascia destra, il primo sembra favorito. Rasi confermato sulla corsia mancina, in mezzo Giambo al fianco di Pompetti. Davanti non dovrebbe cambiare nulla, Clemenza e Dursi a supporto di Ferrari. L'Ancona di Colavito è la rivelazione del girone. Stessi punti del Pescara, 31, organico quasi completamente rinnovato, soprattutto una chiara identità, a prescindere dagli attori. Come detto, dopo una flessione fisiologica, tre vittorie di fila come il Delfino con 10 gol realizzati. In totale 34 reti, di cui 31 segnate dagli attaccanti. 9 Rolfini, 8 l'ex Fagioli, Pennese Doc, 7 Sereni, 5 Moretti, 2 Del Sole, infortunato al pari del lungo degente Berardi. Ai margini Papa, rientra dalla squalifica Iannoni, classe 2001, che a centrocampo potrebbe soffiare il posto a Michael Deramo, ex avezzano abruzzese di Piane d'Archi. In attacco forse il teramano Moretti, ex San Nicolò, in luogo di Rolfini. Fagioli e Sereni completeranno il tridente. Così Alessio Rasi, migliore in campo a Imola. Abbiamo visto spesso i loro video, l'abbiamo visti giocare, sono una squadra molto aperta e noi uguale. Quindi credo che se affronteremo tutte e due la partita nello stesso modo sarà una bella partita, soprattutto anche da chi, per chi la vede da fuori. L'Ancona Matelica, tra le caratteristiche peculiari, sa ripartire molto bene. Sì, davanti abbiamo visto si muovono molto bene, poi i numeri parlano da soli, come avete detto anche voi prima, più di 30 gol solo i 3-4 attaccanti, e lascio parlare da sé. Però sarà una partita importante, una partita di rilancio sicuramente per noi, una partita al quale credo terranno anche loro, diciamo sarebbe al meglio chiudere al meglio l'anno, sarebbe la cosa migliore per tutti. Noi l'affronteremo come stiamo preparando ogni partita dal primo giorno. L'ultima partita da titolare il 3 ottobre con la Reggiana, poi 9 panchine di fila. A Grosseto hai ritrovato la maglia da titolare, stai convincendo sempre di più l'allenatore, immagino. Questo fa piacere sicuramente, il calcio è così, si passa da, il mio vecchio mister diceva, da 0 a 100 e da 100 a 0. Sicuramente ho lavorato bene in queste 9 partite in cui non ho giocato, mi è stata data la possibilità e spero di averla sfruttata nel miglior modo possibile.